ringraziamento particolare al dottor Olivetti per questo invito. Dunque, il mio argomento è un argomento un po' a ponte fra gli argomenti che abbiamo visto stamattina, perché parla di un particolare evento che può essere valutato con l'imaging, cioè che quello che viene definito late enhancement. Late enhancement, che è storicamente una caratteristica tipica della risonanza magnetica, che come vedremo è, come è stato detto anche nella relazione precedente, può essere visto anche con la TAC. Quindi l'obiettivo di questa relazione è quello un po' di valutare come è possibile, se è possibile, vedere le enhancement in TAC e di fatto qual è il confronto con la risonanza magnetica. Prima di parlare di late enhancement bisogna però dire che cos'è la vitalità miocardica, che dal punto di vista istiologico è legata alla presenza di miociti vitali, dal punto di vista clinico è legata all'incremento della contrattilità dopo la rivascolarizzazione. Quindi la definizione è direttamente correlata con quella di infarto miocardico. Ovviamente esistono dei marker di vitalità che vanno da marker meno precisi a marker più precisi, e certamente il marker in assoluto più preciso è proprio la valutazione dell'integrità miocardica. La identificazione della vitalità ha un significato clinico molto importante, perché i segmenti vitali dopo la rivascolarizzazione tendono a incrementare la funzione, dopo appunto a migliorare la funzione, e dal punto di vista prognostico è dimostrato ormai come i pazienti con vitalità aumentano dopo la rivascolarizzazione, mentre i pazienti senza vitalità hanno un peggiore outcome a lungo termine e una peggiore percentuale di morbidità. Esistono moltissimi lavori su questo aspetto, ne riporto solo uno perché è una meta-analisi che riporta i dati di 24 studi prognostici che utilizzano differenti tecniche di vitalità, ma vedete come di fatto, se la vitalità è presente, in caso di rivascolarizzazione la percentuale di eventi è significativamente inferiore rispetto alla terapia medica. Al contrario, se la vitalità non è presente non c'è differenza fra rivascolarizzazione e terapia medica. Esistono oggi molte tecniche di imaging che ci permettono di valutare la vitalità, storicamente tecniche medico-nucleare e ecocontrastografiche, ma noi oggi ovviamente ci affronteremo nel modo specifico il ruolo della TAC e il ruolo della risonanza magnetica. Dal punto di vista fisiopatologico, sia in TAC che in risonanza magnetica, il meccanismo del late enhancement si basa su due fattori. Il primo, nell'infarto acuto abbiamo la rottura della membrana cellulare, quindi la rottura dell'integrità della miocellula, e quindi il mezzo di contrasto, sia iodio che gadolinio, può passare in modo diretto nello spazio, all'interno dello spazio intracellulare. Al contrario, nell'infarto cronico abbiamo un aumento della componente interstiziale, quindi il mezzo di contrasto che hanno in distribuzione extracellulare interstiziale può accumulare all'interno dell'aumento di distribuzione del collagene. Quindi sostanzialmente quello che ne deriva è che la concentrazione del contrasto nell'infarto, sia acuto che cronico, è maggiore rispetto all'infarto al miocardio normale. Allora, se utilizziamo una tecnica adeguata, sia in TAC che in risonanza magnetica, aspettando, come abbiamo visto, un tempo adeguato in cui sia possibile, cioè il washout del contrasto dal miocardio sano, abbiamo la possibilità di identificare proprio il late enhancement, cioè quella regione di miocardio dove c'è la massima concentrazione di gadolinio, e quindi abbiamo il cosiddetto late enhancement sia in TAC che in risonanza magnetica. Dal punto di vista funzionale poi devono essere differenziate altre due forme di miocardio: quello che viene definito il miocardio ibernato nel cronico, cioè quella forma di disfunzione contrattile con miociti vitali in caso di ischemia cronica, oppure in caso di riduzione cronica di flusso, e in questo caso si è dimostrato che il miocardio ibernato dopo la rivascolarizzazione tende a riprendere la contrattilità. Nel caso dell'acuto viene definito miocardio stordito, cioè in quel caso in cui abbiamo un insulto ischemico acuto che non ha sufficiente severità per produrre una necrosi miocardica, e anche in questo caso sostanzialmente se riprendiamo il flusso miocardico, il miocardio tende a
a, diciamo così, riprendere la contrattilità. Quindi queste sono delle, un esempio in cui si evidenzia come possiamo differenziare con la funzione late enhancement il miocardio normale dal miocardio necrotico. Nel caso di miocardio normale abbiamo assenza di late enhancement e normale funzione, nel caso di necrosi abbiamo presenza di late enhancement e disfunzione contrattile, quando abbiamo miocardio stordito o ibernato abbiamo assenza di late enhancement in presenza di disfunzione contrattile come in questo caso. Un solo lavoro per dimostrare l'importanza della trasmuralità nella valutazione del late enhancement, ne sono poi usciti da decine, questo è sicuramente più significativo e più importante, lavoro di Kim pubblicato nel 2000 sul New England, in cui si dimostra che sostanzialmente la trasmuralità è un fattore prognostico determinante per la valutazione della ripresa contrattile, per cui i pazienti che hanno una trasmuralità di late enhancement maggiore al 50% tendono a non incrementare dopo la rivascolizzazione. Anche nell'acuto il significato prognostico è noto e assolutamente importante, dobbiamo ovviamente associare anche le tecniche di stire in risonanza per la valutazione dell'edema e in questo caso dobbiamo vedere non soltanto late enhancement, ma dobbiamo anche vedere il danno microvascolare, quello che viene definito l'area del non reflow. Vedete, in questo caso abbiamo la presenza di late enhancement nella porzione più esterna, ma nella porzione più interna subendocardica abbiamo il segnale ipointenso, proprio perché a questo livello il contrasto non arriva neanche, perché c'è il danno microvascolare, e il danno microvascolare è noto oggi avere un'importanza fondamentale in quanto determina un peggioramento della prognosi e ovviamente un maggiore aumento di eventi cardiovascolari in futuro. Quindi questa era la premessa fisiopatologica, vediamo qual è la possibilità di studiare questo fenomeno con l'ATAC. Abbiamo visto come l'ATAC ci dà informazioni ormai assodate sull'anatomia e sulla valutazione delle stenosi coronariche e come sia una tecnica molto promettente nello studio della perfusione, ma oggi, come dicevamo anche prima, con lo studio del late enhancement possiamo avere appunto informazioni anche sulla struttura del miocardio, come in questo caso un'occlusione della coronaria destra, vedete la presenza di late enhancement nel confronto nell'immagine di TC e nell'immagine di risonanza nel territorio appunto di distribuzione della coronaria destra. Quindi, come abbiamo visto prima, è importante associare la perfusione, e in perfusione si vede l'assenza di enhancement o comunque la presenza di aree ipoperfuse nella fase arteriosa associato alla iperdensità nella fase tardiva. Attenzione, ripeto quello che ho detto prima, possiamo avere anche in fase tardiva l'ipodensità, proprio in caso in cui abbiamo una riduzione di perfusione legata all'infarto microvascolare o all'ostruzione microvascolare. Il problema della dose è certamente un problema che va sottolineato, noi ce ne siamo occupati recentemente e vediamo, come è stato detto anche prima, come nella tecnica prospettica può effettivamente ridurre la dose del 60-70%. Quindi certamente, anche se utilizziamo la tecnica prospettica nello studio del late enhancement, possiamo ridurre la dose, come dimostrato da questi due lavori, un lavoro sull'animale e un lavoro in vivo, in cui si evidenzia una significativa riduzione della dose a fronte di una ragionevole perdita di rapporto segnale-rumore, rapporto contrasto-rumore, ma sostanzialmente le immagini, come vedete in questo caso, sono sovrapponibili. In più, cosa possiamo fare? Possiamo in qualche modo ridurre anche il chilovoltaggio, come è stato detto. Normalmente questi sono i parametri utilizzati negli scan standard. Se noi utilizziamo una riduzione del chilovoltaggio a 180 kV, riduciamo significativamente la dose e con a fronte di una sensibilità, una specificità, un valore predittivo negativo e un valore predittivo positivo assolutamente ragionevoli. Quindi, oltre all'aspetto della dose, è importante valutare quali sono le potenziali indicazioni che abbiamo visto essere principalmente nell'infarto, sia acuto che cronico, ma anche, come vedremo, in una serie di altre patologie cardiache. Nella valutazione dell'infarto acuto abbiamo visto che, come evidenziato già dal 2005, addirittura con una tecnica a 16 strati, vi sia la possibilità di valutare in modo realistico l'infarto
l'infarto Zeitz e la vitalità miocardica nell'infarto acuto, sia in questo studio pubblicato sui maiali, sia in questo studio, primo studio pubblicato, diciamo così, sugli uomini, in cui si evidenzia come la percentuale di delayed enhancement ottenuta con la TAC è significativamente non diversa dalla percentuale di delayed enhancement ottenuta con la risonanza magnetica, e cioè questo ci dice che c'è una buona correlazione fra le due tecniche. Dicevamo quindi la caratterizzazione che l'etenasma ci può dare nello studio delle diverse patologie cardiache. Abbiamo visto la semeiottica classica dell'etenasma e della patologia ischemica, come in questo caso late enhancement focale subendocardico nel territorio di distribuzione della coronaria discendente anteriore, ma sappiamo come se noi andiamo a valutare una serie di diverse caratteristiche di distribuzione del late enhancement, possiamo incrementare la possibilità della diagnosi differenziale nei diversi capitoli di patologia. Tipica è l'utilizzo del late enhancement, e questo ormai è assodato da anni nella valutazione della miocardite e nella differenziazione fra patologia ischemica e patologia miocarditica, soprattutto nei giovani. Sappiamo infatti come tipicamente nella miocardite, questi sono dati di risonanza ormai assodati, non vi è distribuzione subendocardica del late enhancement, ma tipicamente il late enhancement si distribuisce o a foci o a chiazze all'interno del miocardio o a strie a livello subepicardico. E vedete che, come evidenziato in questo lavoro, oggi la risonanza è la tecnica che ha maggiore sensibilità e specificità nella diagnosi di miocardite, sia andando ad analizzare i classici criteri clinici, sia andando ad analizzare addirittura tecniche quali biopsie endomiocardiche. Questo è l'aspetto tipico in risonanza magnetica, chiazze mesocardiche, non può esserci un infarto di questo tipo, piuttosto che strie subepicardiche tipicamente a livello della parete inferolaterale del ventricolo sinistro. E attenzione, anche in questo caso sono stati già pubblicati alcuni lavori che ci dicono che anche la TAC, con la valutazione dei tenanti associata alla valutazione dell'anatomia coronarica, ci dà queste informazioni. Questo è un lavoro, è un case report in cui si associa l'identificazione delle strie mesocardiche e subepicardiche in TAC e la corrispettiva immagine di risonanza magnetica. Altri casi, casi in cui è possibile, in caso di ipertrofia miocardica, dare delle informazioni sulla tipologia di ipertrofia miocardica, quindi non per forza la cardiomiopatia ipertrofica, ma per esempio malattie d'accumulo, tipicamente la malattia di Fabry, in cui la distribuzione delle tenasmed in un'ipertrofia generalizzata è localizzata a livello infralaterale, oppure il caso dell'ameloidosi, in cui vi è una distribuzione subendocardica diffusa o una distribuzione a livello di tutto il miocardio proprio per la sostituzione diffusa da parte della sostanza amiloide. Oppure casi come la sarcoidosi, qua abbiamo due casi, questo è un caso della nostra esperienza in cui abbiamo la tipica distribuzione nella sarcoidosi a livello della parete del setto anteriore a livello subepicardico e a livello del setto posteriore sempre subepicardico, oppure in questa immagine di TAC in cui si evidenzia la distribuzione subepicardica sia a livello posteriore che a livello di setto. Anche nelle forme dilatative l'etenasma ci viene in aiuto nella diagnosi differenziale. Sappiamo infatti come la dilatativa post-ischemica, la distribuzione dell'etenasma sia di tipo transmurale subendocardico, nella post-miocarditica, nella cardiopatia dilatativa post-miocarditica cronica, che è un evento sempre più frequente, la distribuzione è subepicardica, così come nella cosiddetta, tra virgolette, idiopatica, è o assente o tipicamente mesocardica a livello del setto. Anche con la TAC è possibile questa differenziazione. Questo è un lavoro davvero molto bello, pubblicato di recente, in cui si confronta la combinazione della coronarografia con TC e dell'etenasma con TC in confronto con la coronarografia da una parte e la risonanza magnetica dall'altra, proprio per la diagnosi di eziologia di diverse forme di disfunzione ventricolare sinistra, e la sensibilità della tecnica è del 97%, proprio perché c'è un'alta correlazione
con la risonanza magnetica nella distribuzione e nel tipo di late enhancement, e un'altra correlazione con la coronarografia convenzionale nella valutazione della quindi in questo caso è proprio una vera e propria one stop shop nello studio della disfunzione ventricolare sinistra. Ultimo capitolo, un capitolo un po' più particolare, in cui andiamo a utilizzare late enhancement nello studio delle tachicardie ventricolari. Sappiamo essere una patologia di difficile valutazione, di difficile diagnosi, di difficile trattamento, sono un'importante causa di morte improvvisa e sostanzialmente sono dovute proprio alla presenza di cicatrici o fibrosi in caso di diversi tipi di cardiomiopatie che fondamentalmente costituiscono un substrato per il rientro del ritmo e quindi per l'aritmia stessa. Dicevo, la terapia si basa sulla classica terapia antiaritmica o sull'impianto di defibrillatori o con risultati che sono variabili, sicuramente sono dovuti alla risposta del singolo paziente. Sempre di più ha preso piede negli ultimi anni l'ablazione con radiofrequenza anche nelle tachicardie ventricolari sulla base dei risultati del trattamento della fibrillazione atriale. Qual è però l'importanza, qual è l'importanza di avere un ottimale imaging preoperatorio? Perché esistono due differenti approcci, uno endocardico e uno epicardico. L'endocardico usa dei cateteri che vanno ad ablare dall'interno del ventricolo, l'epicardico usa dei cateteri che vanno ad ablare dall'esterno, quindi noi dobbiamo sapere dov'è la cicatrice, se è all'interno o se è all'esterno. E infatti sappiamo che la mappa elettroanatomica ottenuta con i cateteri endocardici ha dà un successo per l'ablazione della tachicardia ventricolare che varia tra il 45 e il 75%, proprio per una serie di problematiche che abbiamo visto prima. Quindi c'è la necessità, ancora una volta, di un imaging che ci dia una mappa ventricolare della sostituzione fibrotica cicatriziale e ci dia informazioni di tipo tridimensionale. È stata proposta la risonanza in questo interessante lavoro del 2009, questo è un nostro caso, vedete la distribuzione della cicatrice ubiquitaria sia a livello del ventricolo destro che a livello del ventricolo sinistro subepicardico, quindi in questo caso la ablazione endocardica sarebbe assolutamente inutile. Questo è un altro caso, un late enhancement, vedete, tipicamente subepicardico a livello della parete laterale, anterolaterale, laterale e inferolaterale, e vedete la cosa interessante dal nostro punto di vista è l'associazione della mappa elettroanatomica ottenuta, guardate, con cateteri epicardici, che dimostra la presenza di bassi potenziali nelle aree corrispettive della risonanza magnetica. Allora abbiamo voluto trasferire questa esperienza anche con l'attacco multidetettore, perché molti di questi pazienti hanno già il pacemaker, hanno già il defibrillatore, e anche perché riteniamo che l'attacco abbia un'elevata, una migliore risoluzione spaziale e soprattutto sia più facile la coregistrazione delle immagini elettroanatomiche con le immagini di tomografia computerizzata. Questo è un esempio, paziente con vedete qui l'impianto del defibrillatore e vedete la cicatrice diffusa, questa è una late enhancement tardivo a basso chilovoltaggio, quindi le immagini sono certamente non ottimali, però si evidenzia la differenza netta fra il setto e tutta la parete laterale. Allora abbiamo voluto studiare una piccola popolazione, ma per vedere proprio questi aspetti, di 13 pazienti con una tecnica, una multislice a 64 slice, non vado nei dettagli tecnici per il tempo perché sono stati precedentemente molto ben già specificati, si fa ovviamente uno studio angiografico coronarico e poi si fa uno studio a bassa energia, quando possibile, nella maggior parte dei casi, con tecnica prospettica, proprio per il problema della dose che abbiamo visto, in una minoranza dei casi con tecnica retrospettiva. E poi abbiamo comparato l'immagine TAC con l'immagine elettroanatomica. Quindi i nostri risultati, brevemente, il primo dato fondamentale è che in ogni caso abbiamo visto la cicatrice, a parte nell'ultimo caso, e in ogni caso abbiamo dato un'eziologia a questa cicatrice, in 4 pazienti in un'eziologia post-ischemica, in 5 pazienti un'eziologia post-miocarditica, in 2 pazienti un'eziologia verosimilmente da cardiomiopatia
left dominant, che è una, diciamo così, una cardiopatia simile alla displasia ritmogena. Due casi, primo caso, paziente con episodi ricorrenti di tachicardia ventricolare senza, vedete, questo è lo studio angiografico, in assenza di coronaropatie. Cosa si evidenziano? Si evidenziano due elementi fondamentali. Il primo elemento è la presenza di ipodensità diffusa, e questo è legato all'infiltrazione subepicardica di grasso, a cui si associa nella fase tardiva anche l'infiltrazione fibrosa, sia valutata sia nell'asse corto che nell'asse lungo, e associata poi anche all'infiltrazione della parete anteriore libera del ventricolo destro. Questa è una probabile diagnosi di cardiomiopatia aritmogenica dominante sinistra, e questa è il corrispettivo della mappa elettroanatomica. In che modo? Ottenuta con tecnica subepicardica, appunto sulla base delle immagini di TAC. Questa è l'alterata mappaggio della parete laterale sinistra, e questa è la mappa alterata della parete anteriore di destra. Quindi vedete la perfetta corrispondenza fra l'immagine anatomica, diciamo tissutale, e l'immagine elettroanatomica. Altro caso, paziente ancora una volta con episodi di tachicardia ventricolare, defibrillatore già impiantato, lo vedete, vedete come il defibrillatore dia degli artefatti in effetti, e con una storia di cardiopatia dilatativa. Cosa vediamo? Vediamo la presenza di late enhancement a livello laterale e inferolaterale, con una verosimile genesi post-miocarditica, e anche ancora una volta vedete qui la presenza di late enhancement e la presenza di, della mappa elettroanatomica, a cui corrispondono i bassi voltaggi proprio legati quindi alla presenza della cicatrice fibrotica. Quindi questi dati preliminari ci dicono che è possibile, vedete queste immagini, la fusione della mappa ottenuta con la TC anatomica con la mappa elettroanatomica ottenuta con lo studio elettrofisiologico, e soprattutto dal nostro punto di vista l'TAC è fondamentale per dare il corretto approccio al tipo di ablazione, se epicardica o endocardica, e questo dato ancora confermato dalla buona correlazione con delle immagini di TAC con le immagini di cicatrice ottenute dalla mappa elettroanatomica. Quindi concludendo, ritornando al titolo, se io voglio valutare il ruolo, il valore della TAC nelle tenanze rispetto alla risonanza magnetica, posso dire che certamente abbiamo visto che è utile nella valutazione del miocardio vitale sia prima che dopo trattamento, che è possibile avere informazioni angiografiche e strutturali nello stesso studio. Abbiamo visto come oggi sia la dose media sia in qualche modo accettabile, c'è un'elevata correlazione delle cicatrici nello studio TAC e nello studio di risonanza magnetica. Ancora oggi è sicuramente evidente come la migliore risoluzione di contrasto si ottenga con la risonanza, e allora probabilmente, come abbiamo visto prima, in questo potrebbe venirci in aiuto l'utilizzo della TAC a doppia energia. Al contrario, potrei dire qual è il ruolo della risonanza rispetto alla TAC. Certamente, a mio parere, la risonanza ci dà delle informazioni funzionali che ancora oggi la TAC non ci può dare. Nonostante le ricostruzioni della tecnica retrospettiva, secondo me le informazioni che ci dà la risonanza non sono assolutamente superabili. E poi abbiamo visto l'assenza di radiazioni ionizzanti, l'elevata risoluzione di contrasto, e rimane oggi ancora la tecnica gold standard, ma sostanzialmente ha dei costi maggiori rispetto alla TAC, ha una durata di esecuzione sicuramente superiore rispetto alla TAC, ed è ha una controindicazione assoluta nei pazienti, abbiamo visto, con pacemaker e con defibrillatori, cosa che invece abbiamo visto essere il principale vantaggio dell'attacco, ancora una volta associato alla possibilità di visualizzare le arterie coronarie. Vi ringrazio per l'attenzione.